Hello guys, bentornati qui sul mio canale ragazzi, io sono Olimpico 900 e oggi ragazzi siamo tornati qui per discutere le vostre personali teorie dedicate a Dragon Ball Super. Ma prima di iniziare ragazzi, come avevo promesso nello scorso video, adesso andrò a salutare 4 di voi e vi ricordo che per essere salutati ragazzi nei prossimi video basterà scrivere qui sotto nei commenti l'hashtag salutami e io vi saluterò nei prossimi video. Quindi ragazzi andiamo con i saluti, leggo un attimino, in ordine abbiamo Gianvito Cantatore, ciao. Poi abbiamo Gina Berlea, ciao. E infine ragazzi abbiamo Leonardo alias Rocky 330HD, ciao amico mio. E poi abbiamo i Fantastici 4 che salutiamo, o salutiamo perché sarà soltanto lui però, visto in plurale. E grazie mille ragazzi per aver utilizzato l'hashtag salutami sotto il mio scorso video. Ma ora ragazzi, bando alle ciance, ok? Siamo pronti per discutere alcune delle vostre teorie. In realtà qui ne ho diverse davanti agli occhi, la prima volta che le vado a leggere, nel senso soltanto sbirciate tramite i commenti, ma le andremo proprio a discutere insieme. Allora, iniziamo con appunto proprio Leonardo alias Rocky 330HD che praticamente ci riconferma un pensiero che abbiamo tutti quanti, ovvero che vincerà Goku e il desiderio espresso sarà quello di recuperare tutti gli universi distrutti. Ne abbiamo già parlato nello scorso video, potrebbe essere uno spiraglio effettivamente realistico, anche se sono emersi un po' di dubbi riguardo la rigenerazione degli universi, ma ne parleremo magari più avanti, magari proprio in questo video, vediamo se qualcuno magari lo ha scritto. Allora, poi andando in ordine, allora, questa è abbastanza lunghetta, speriamo di seguirla. Allora, il Gun ci scrive, o il Gun, perdonami se non so come si pronuncia. Allora, ripete, perché aveva già scritto un commento sopra, che se Goku vincesse il torneo del potere ed esprime il desiderio di far tornare tutti gli universi come prima, non ha senso. E infatti, ragazzi, quello che vi stavo dicendo, appunto, rispondendo al commento di Leonardo. Allora, non ha senso, proprio perché avranno comunque un mortal level basso e saranno sicuramente di nuovo distrutti. Allora io penso che il desiderio che si potrebbe esprimere è che tutti gli esseri viventi di tutti gli universi distrutti ritornino in vita in un unico universo, tutti insieme, e così facendo avranno un mortal level alto e dando così all'universo vincitore il suo universo gemello. Allora, sì, è fantastica come cosa, è effettivamente uno scenario abbastanza possibile. Non sarebbe male riunire tutti gli sconfitti in un unico universo, l'universo vincitore, quindi in questo caso probabilmente sarà proprio l'universo 7, avrebbe magari il... sì, si potrebbe fare assolutamente, e in più ci sarebbero gli universi quelli che non partecipano al torneo. Se non sbaglio sono esclusi 4 o 5 universi dal torneo del potere, non ricordo, quindi avremo un totale 7 o 6 universi. Ci potrebbe stare effettivamente, amico mio, non è una teoria da escludere assolutamente, anzi molto molto interessante. Poi il maestro Muten in persona ragazzi ci scrive: vi ricordate quando Goku ha riportato nel presente Zenon? Possibile che il Grand Prix del futuro non abbia fatto nulla? C'è qualcosa che non quadra, tu cosa ne pensi? Allora, sul Grand Prix del futuro ragazzi io ho una mia personale teoria, sarò onesto e sincero, secondo me non esiste alcun Grand Prix nel futuro, o meglio, non è che non esista, è che sono abbastanza convinto che il Daishinkan ragazzi sia forse l'unico essere veramente assoluto, che prescinde lo spazio e prescinde il tempo. Di questa cosa ne sono molto molto convinto e sono sicuro che prima o poi Dragon Ball Super ci rivelerà proprio questa cosa. Se c'è una persona che trascende proprio il tempo è proprio il Daishinkan, neanche Zeno ragazzi, perché appunto abbiamo due Zeno, uno nel passato e uno nel futuro, quindi è presente uno Zeno in ogni linea temporale. Per quanto riguarda invece il Daishinkan ragazzi, sono convinto che ne esiste soltanto uno che girovaga per le varie linee dello spazio e del tempo, ma di questo ragazzi ci faremo un video dedicato apposta al Daishinkan e ai suoi misteri, alle sue cose più occulte. Rifletteteci bene ragazzi, perché vedrete che sarà effettivamente così. Allora, andiamo a leggere l'ultima teoria di giornata, amici miei, che ce la scrive The Dragon Dan. È una teoria molto molto lunga, quindi andiamo a leggerla insieme e magari cerchiamo di capirci. Allora, io ti scrivo la mia personale teoria, sperando che tu possa discuterla. Certo amico mio, ci mancherebbe. Secondo me il torneo non avrà mai una fine, perché come è successo nella saga di Buu, dove il torneo del calice veniva interrotto, anche qui questo torneo verrà interrotto da qualcosa.
Ed è qui che parte la mia teoria. Sappiamo che un gruppo di universi 1, 5, 8 e 12 non sono presenti al torneo perché il loro livello è troppo alto. Esatto. Dunque, nel torneo non sono presenti tutti gli universi. Sappiamo inoltre che il grande sacerdote ci sta nascondendo qualcosa. Esatto. Secondo me resteranno Goku e Vegeta, ma alla fine il torneo verrà interrotto. Su Goku e Vegeta che rimangono alla fine, raga, amico mio, ho qualche dubbio. È molto più probabile che i due membri rimanenti nell'universo 7, ragazzi, saranno Goku e Gohan. Sappiamo inoltre, no, questo abbiamo detto, scusate, secondo me una volta distrutti tutti gli universi ci sarà la fusione di tutti gli angeli degli universi distrutti che creano un unico grande nemico, ad eccezione di Whis che non è cattivo. E no, ti boccio subito questa idea, raga, non credo sia possibile perché questa cosa andrebbe fuori da ogni logica immaginabile, insomma poi non avrebbe senso creare un nemico in questo modo, anche perché probabilmente il nemico da combattere tutti quanti insieme sarà proprio il Dai Shinkan, quindi non lo so. E poi Whis non è che non è cattivo, ma è un neutrale, come in teoria dovrebbero essere tutti gli angeli. Perché sappiamo comunque che finché è presente il dio della distruzione, l'angelo, pur essendo più forte, è in realtà al suo servizio. Esatto, questo in effetti è una chiave di lettura molto interessante che secondo me potrebbe dovrebbe essere approfondita, amici miei, perché è una bella lettura. Una volta cancellati tutti gli dei della distruzione, gli angeli saranno liberi di attuare la loro rivolta contro Zeno. Ok. Vediamo se ho capito bene. Vabbè, leggiamo e poi ve la discutiamo un attimino. Devo tenere il punto su questo spunto perché mi ha dato un'idea molto 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 interessante. Un secondo. Ok, saranno liberi di attuare la loro rivolta contro Zeno, che secondo me non è l'entità più forte di Dragon Ball, su questo sono d'accordo, cercando di distruggere anche gli universi esenti al torneo. In questa fase è possibile anche un ritorno di Zamasu, che potrebbe aver stretto un patto con lo Zeno del futuro. Più facile che Zamasu si sia impossessato del corpo dello Zeno del futuro, ma vedremo. Quindi alla fine avremo Goku, Vegeta, Whis, Beerus, le nivellità dell'universo 1, 5, 8 e 12, contro il Gran Sacerdote e la fusione di tutti gli angeli. Inoltre la teoria di Goku che resuscita gli universi ancestrali con la sfera del drago non può essere attuata perché questo vorrebbe dire che il dio Zarama sia più potente di Zeno per annullare la sua decisione e non credo sia possibile. Oddio, potrebbe essere possibile che il dio delle sfere del drago sia più potente di Zeno, ma questo ragazzi ancora purtroppo non possiamo sapere niente. Ma io volevo soffermarmi su uno spunto veramente interessante, che è quello che una volta distrutti tutti i dei della distruzione, gli angeli saranno liberi di attuare la loro rivolta contro Zeno. E non è male, quindi a questo punto apro un altro scenario interessante. Facciamo un'ipotesi molto veloce. L'universo 7 vince il torneo del potere, quindi abbiamo distrutto tutti gli dei della distruzione degli altri universi, ad eccezione di quelli che non partecipano al torneo, e Beerus. Quindi avremo un totale di 5 dei della distruzione ancora in vita. Di questo passo ne deduco che rimarranno 5 angeli legati ai propri dei della distruzione e altri no. La rivolta contro Zeno da parte degli angeli, ragazzi, potrebbe essere effettivamente una bella teoria. Magari loro si sono stancati di dover servire persone comunque più deboli di loro, soltanto che fanno soltanto i loro capricci e altre cose, e questa dovrebbe essere una decisione che ha proprio impostato lo Zeno. Sì, potrebbe essere questo il movente, la miccia che accende qualcosa di tanto inaspettato all'interno del torneo, quello che noi tutti aspettiamo. Però potrebbe accadere effettivamente alla fine del torneo e non durante. Anche questo non è da escludere. Comunque grazie mille Dragon Dan perché hai avuto un ottimo detto questo, amici miei. Se anche voi avete delle vostre teorie personali, scrivetele qui sotto nei commenti e le discuteremo insieme in un video dedicato apposta. Grazie a tutti quanti per aver partecipato, grazie per la visione, lasciate un like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, noi ci vediamo al prossimo episodio. Hello guys!